Ehi, la ciurma, io sono Matteo Testa e ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Sono andato un pochettino avanti quando abbiamo fatto la live, se vi siete persi, con il personaggio di Gegania Bibacula, per cui ho già un po' idea di che cosa sta per succedere in questa situazione e di cosa dovremo fare, dove dovremo andare, eccetera, eccetera. Allora, qua dobbiamo riportare il giornale a Cesare. Cioè gli appunti a Cesare. Tanto scatta un pochettino, forse andrò a diminuire un po' Your la way. I qualità. see you have successfully retrieved my journal. May I ask how you managed it? Gli darei la prima perché effettivamente abbiamo pagato 300 denari. You paid out of your own pocket. I don't know what to say. Thank you. I'm literally in your debt. Ah, ok, non è che ce li restituisce. Vabbè, diciamo che non è necessario, mi pagherà in qualche altro modo. You have already started collecting favors. Wise. Ok, è saggio, dice effettivamente. Ah, ho dimenticato il Twitch extension attivo, vabbè. One last question before we're done. Did you read my journal? Ero curioso, ma ho mantenuto il tuo That desiderio. is the most virtuous thing to do, and I expected nothing less of you. Thank you, my friend. Anche se chissà che cosa conteneva. Allora, abbiamo recuperato le armi e tutto, per cui con lui possiamo parlare, ma mi sa che non è che ci dice qualcosa. Solway. Sì, infatti, ci vediamo più tardi. Nulla, dobbiamo andare a incontrare Julius Calidus. Non c'è più altro che possiamo fare qua. E ci saranno poi due missioncine che già conosco purtroppo perché... Purtroppo, per fortuna, perché le abbiamo viste in live. Giusto la scorsa settimana. Allora, vabbè, questa è la mappa del mondo, questa è la timeline degli eventi e ogni tanto dovremo dare da mangiare alla gente, poi succederanno delle altre cose, le razioni e... Bene. Ah, è anche supply di acqua, ok. Però se vai all'accampamento un pozzo si riempie. Va bene, allora noi partiamo qua, qua c'è un altro accampamento romano, ma noi dobbiamo andare qua al warehouse a incontrare questo Julius Calidus. Ah, abbiamo incontrato qualcosa. Una tenda. Ok, qualcuno si è andato via in fretta e ha lasciato delle robe. Prendiamole, non penso che... Agli onesti, disapprovano. Ehi, ma infatti, cioè, nel senso è difficile che qualcuno ritorni, poi se ne è scappato in fretta e furia e poi se ne ritorna. Boh. Comunque del morale non sappiamo ancora molto, cioè qua ci ha dato delle informazioni sul morale, ma noi il morale delle truppe non è che sappiamo molto. Leale. Ah, la personalità la sappiamo qua, è edonistico, scettico e onesto, per cui lui ha perso del morale. Mentre invece lui è sessista. Ok. Umile. E conciliatorio. Ah, Perks può autocurarsi. Ah, i Perks non li avevo mica visti. Ma noi abbiamo come Perks il Pathos. Lui è Constitution e Agreeable. Ah, ok, quando è contento reagisce il doppio. Quindi probabilmente quando gli facciamo delle cose per la sua personalità. Va bene. Mentre invece Bestia, onesto. Abbiamo tutti onesti, per cui... Arrogante e... Ok, guerrafondaio.
Quindi non sarà d'accordo con gli umidi e questo non sarà d'accordo con i conciliatori. Poi è Recruiter, ok, questa roba che non ci interessa ancora, Constitution. Va bene, resiste più facilmente alle cose. Mentre invece qualcosa che abbiamo trovato? Ha della roba di crafting praticamente, e dei soldi, da quello che ho capito. Pochi soldi. C'è, dovrebbe esserci un log del Outpost Management. Ok, aspetta un attimo. Non c'è un log del... Cos'è più? Degli eventi che sono successi? Boh, vabbè, niente, andiamo a Warehouse. Enter. Qua non possiamo scegliere i personaggi da utilizzare perché sono vincolati dalla quest. Immagino. Spero di non fare troppo lungo perché qua ci sarà, come vedremo tra poco, un combattimento. Ok. Inizialmente diciamo, dov'è Iulius Calidus? Lucullus ha detto che sarebbe stato qua. Si è sicuramente sbagliato. È una skill molto utile. Don't move. Calm down. I am Iulius Calidus of the Occulta Speculatores of Legio Prima Italica. I presume you are my reinforcements. Ok, questo è Iulius Calidus. Impressionante, sei stato in gamba, va bene. Destroy a navy on foot is to burn it down. Some Greek fire sure would be useful for that, wouldn't you say? Conveniently, there is a whole warehouse full of it right down there. Unfortunately, the moment we move into that warehouse, they will sound the alarm. So, we should be quick. All right, let's go then. There's a small camp of sentries just down this hill. If we hit them first, they won't show up as reinforcements. Then the ones inside the warehouse will hear the fighting and be ready for us. You have touched the matter with a needle. The choice is yours, Prime. Allora, in pratica, il discorso è questo. Dobbiamo andare a occupare il un magazzino che è qua dove c'è del fuoco greco, che è praticamente l'antenato del petrolio, una cosa simile, che utilizzeremo poi per dar fuoco con successo alle navi a Mitilene. Là ci sono delle guardie, quindi dovremmo occuparci delle guardie, ma in più ci sono delle sentinelle qua fuori che potrebbero darci dei problemi. Ci danno due opzioni: o di andare a tirare giù le sentinelle per prime, ma poi dopo nell'accampamento sapranno che che ci sono dei combattimenti, quindi si terranno pronti, oppure andare direttamente qua al magazzino. Loro non saranno pronti, ma arriveranno poi le sentinelle come rinforzi. Allora, nella live ho fatto prima le sentinelle e poi il magazzino, quindi vorrei fare il contrario in questo caso. Ma non è un combattimento semplicissimo quello nel magazzino, per cui spero di non fare una cavolata, insomma, facendo questo. Allora, probabilmente ci sono delle persone là, se non ricordo male. Ma possiamo cercare di fare un pochettino di stealth per non triggerare tutti subito. Però prima o poi ci sgameranno. Allora, là c'è uno che passa. Che ancora non ci ha visti perché siamo dietro il muro. Allora, là. Proviamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa di un po' stealth. Allora, là c'è uno che gira. Poi ce n'è anche uno più avanti di qua che ho visto che passava. Ah, ieri niente, ce n'era uno fermo là. Non l'ho visto. Allora, qua per fortuna non dobbiamo tirarli giù tutti, ma ce ne bastano 7. Il problema è che sono parecchi, 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 parecchi. E poi arriveranno i rinforzi nemici, che sono quelli dati dalle sentinelle là fuori. Allora io metterei lei qua. Ok,
Ah, c'è un altro che può arrivare da questa zona qua, ma per ora non lascerei troppa gente in questa direzione, perché vorrei poi muovermi dentro e prendere fuoco in fretta. Non so se è un'idea, vabbè, io li metterei così, come disposizione. Allora, lei... No, come in cover? Caperina. Questo tra l'altro è uno che patisce perché è un novellino. Ma io farei così. Questo non lo secco, però se io vado ad attaccare con bestia prima. Quello dovrebbe andare, esatto, io dovrei recuperare. Un critico, ottimo. Allora, qua, io manterrei quello con lo scudo. Ah, no, ma c'è anche l'arciere qua, porca pupazza. Oh, muoverei me stesso qua per forza. Devo difendere Julius. Mi metterei magari in cover con questi due per evitare. Ah, ma c'è un arciere là sopra anche. Facciamo che arretrare in qua con tutti allora. In modo da mantenere una sorta di vantaggio tecnico. A lui allora ancora qualcosa, posso fare un buff di movimento che tanto per non sprecare il turno. Aia! Ah, ce n'è uno anche là sopra. Porca miseria. Tra l'altro il fatto che così su più livelli, su più aree, mi piace davvero parecchio. Dà una profondità al combattimento che prima non c'era. A parte il fatto che saltano da un piano e non si fanno niente. Allora, io direi che lei potrebbe essere un'ottima idea. Questo è lo scudo, no. Questo lo vedi qua? No, perché è in cover. Per cui se tu fai due passetti avanti, dovresti avere questo che secchi con piacere. E quest'altro che gli fa un bel danno. Ottimo, così che io posso Ah, cavolo, non ho pensato al Non ho abbastanza movimento per andare addosso a nessuno qua. Questo ha 2x, per cui a lui non ci arriva. No. Però diciamo che entrare là dentro non sarebbe una cattiva idea, con tutti. Sarebbe una buona cosa difensiva anche se possono prenderci da dietro. Facciamo che per ora entriamo. A lui ha lo scudo, per cui lo posso anche mandare avanti, non è troppo un problema. Tu vai qua. Tu
Tu anche entra, così siamo un pochettino più safe. Prima che arriveranno i rinforzi adesso a breve. Ma questo cosa che fa? Guadagna due stack di strong, ma lui è già strong, no? Vabbè, muovi qua. Farei di nuovo un potenziamento del movimento, che non si sa mai, anche se non credo che serva. Non puoi, ma puoi farglielo? Ah, sì! Buono! Ah, bestia può ancora fare qualcosa, ma mi sembra che, cioè, non riesce a fare niente. No, infatti. Neanche buffare, ok. Salgono tutti e probabilmente scenderanno da davanti. Temo che questo episodio nuovamente durerà di più del necessario. Ah! Cavolo, che precisione! Come cavolo ha fatto a prendermi da così lontano? Qui dietro il tizio scudato, tra l'altro. Arrivano, sono arrivati i rinforzi. Allora, non so se conviene tirare giù quello con lui, che è anche lo scudo. Andrei magari sì, Neros. Anche se poi dopo lui avrebbe un bonus di azione in più che non gli serve a niente. Ah, riesce. Ok. Allora, quello lo scudo gliel'abbiamo tirato giù, per cui adesso dovremmo essere un po' più sereni nell'attaccarlo. Ma non gli ha fatto granché in tutto ciò. Vai così, bestia. Ma no, perché mi ha dato un attacco d'opportunità? Ah, perché gli sono passato accanto. Ah, tu vai così. Poi, bestia, mi sa che lo perdiamo qua, perché non hai messo niente bene. Tu quanto... niente, no, quello non lo tira mica giù. E questo non ha il... Ok, il perk da... Questo sarebbe... allora, 5-7 e da fuoco, però... Ah, perché è troppo lontano, per quello gli dà poco danno. Allora, facciamo che farla avanzare ancora. Mi sa che la rischio però, eh. Ma non riusciamo a tirarlo giù comunque, no? Meglio che... Come che non si... Qua lo vedevi? Sì. Ok. Torna dentro, però, please, perché no? Non ti voglio in mezzo ai guai. Bestia anche direi che conviene che torni un po' dentro, se riesce. No, mi sa di no. Cioè sì, ma non molto. Oh, Sineros. Vai qua e mettiamo i due con scudo davanti. Ah, lui non può più muovere. Non ha più movimento, cavolo.
Ha preso sì, nero, se sono l'altro. Ah, ne arriveranno ancora tre rinforzi? Cavolo, sono davvero parecchi questo. Allora io farei che andare con lui qua. Però quello è lo scudo. No, vabbè, andiamo con questo qua. Ah! Non me lo aspettavo il critico. Non può vedere il target perché c'è l'altro davanti. Potrebbe colpirne due, ma non riusciamo a colpirne due. Vai su questo. E bestia Tabat, però mi sa che non riesce a fare... far danno a nessuno, perché se va là... si prende attacco d'opportunità e non voglio che prenda un attacco d'opportunità, per cui farei che... tu da qua riesci? No, c'è l'altro davanti. Aspetta, spostiamo un attimo Sineros e vediamo lui barra lei cosa può fare, magari di qua. Ok. Ok, sono scappati questi, ma anche le sentinelle. We make a good team. Let's sì. Hands on that Greek fire before anyone else comes to check on this place. Oh, prendiamo il fuoco, ma... the liquid inside is highly volatile. It'll make quick work of those ships. This was the easy part. Now we have to sneak into the harbor and burn the ships. Ok, questa è la parte facile, adesso dobbiamo entrare nel porto e bruciare le navi. E dobbiamo anche uscire. E dice, possibilmente mantenere la nostra vita. Allora, raccogliamo un po' di robina in giro. Ma direi che in realtà questa robina qua posso anche... metto un attimo in pausa, perché non so se capita qualcosa più che altro. Ci vediamo tra poco. Sarei curioso di vedere... è bella tra l'altro la fauna che c'è qua. E cosa è successo alle sentinelle? Se torniamo, se andiamo qua nel loro accampamento... ah, non ci sono... per cui forse questo è più facile in questo modo, ma abbiamo preso meno loot perché abbiamo tirato giù solo 7 persone là e le sentinelle niente. Perché alla fin fine è vero che sono arrivati i rinforzi, ma non ci hanno fatto niente, cioè non sono riusciti neanche ad arrivare da noi perché noi eravamo tutto dall'altro lato. Per cui è stato più semplice ma meno remunerativo alla fine. Abbiamo fatto anche più in fretta perché altrimenti ci sarebbero stati due combattimenti. La fase contro le sentinelle e poi l'altra fase. Detto questo, direi che andiamo alla mappa del mondo. Poi salviamo e usciamo perché è già abbastanza che registriamo. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi perché non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.